In questa cassetta vi illustreremo come allestire un acquario marino di barriera. In questa operazione ci aiuterà l'esperto ittiologo Mauro Brintazzoli. Le barriere coralline si ergono nei mari tropicali da milioni di anni con organismi sempre diversi, ma accomunati dalla costruzione di scheletri esterni costituiti da calcare. Le scogliere coralline crescono dove le acque sono trasparenti, poco profonde e ben illuminate, ma soprattutto dove è disponibile in abbondanza anidride carbonica. Conosciamone insieme le caratteristiche ecologiche e le opportunità a disposizione per ospitarle negli acquari domestici. Parleremo ora dell'allestimento in acquario di uno dei biotopi più interessanti, variopinti e colorati di tutto l'ambiente acquatico, la barriera corallina tropicale. In questo ambiente devono convivere i coralli, che sono i responsabili della formazione di questa barriera, e una miriade di pesci colorati, alcuni dei quali però si cibano di questi coralli. Nell'allestimento di un acquario di barriera dovremo perciò inserire solo pesci che possano convivere con i coralli e con gli altri invertebrati e che utilizzino la barriera come nascondiglio e habitat. Vediamo insieme i diversi materiali e accessori necessari per la realizzazione di questo biotopo. Come vedete, la vasca di cui stiamo parlando è di una lunghezza di un metro, di una capacità di circa 200 litri. E questo ha una ragione precisa, perché realizzare un ambiente sottomarino tropicale in una vasca molto piccola è molto difficoltoso, perché è un ambiente in cui c'è bisogno di ricreare un certo tipo di ecosistema. E questa vasca è dotata di un filtro che si struttura in due parti, una parte biologico e una parte ossidante. Nella parte ossidante di questo filtro l'acqua cade a pioggia sul materiale filtrante, dove si ossigena velocemente, mentre nella sezione biologica passa attraverso un materiale ricco di batteri responsabili della trasformazione delle sostanze azotate tossiche in sostanze meno nocive. Molto importanti all'interno di un acquario sono il filtro e l'illuminazione. Chiunque di voi sia stato in un mare tropicale ha potuto notare immediatamente la pulizia e la trasparenza dell'acqua e la forte illuminazione diurna che c'è in questo ambiente. L'illuminazione in particolare ha un ruolo importantissimo nella vita di alcuni animali invertebrati come i coralli. Alcuni di essi, infatti, vivono della simbiosi con alcune alghe che, mediante la funzione fotosintetica, producono il nutrimento per il corallo stesso. Molto importante all'interno di un acquario è anche il movimento dell'acqua dato da pompe elettriche, in questo caso due. Questo movimento ha due precisi scopi e funzioni all'interno dell'acquario. Uno è quello di pulire da detriti i coralli stessi, l'altro è quello di portare direttamente a contatto con questi animali le sostanze nutrimenti e i sali minerali disciolti nell'acqua. Un accessorio che può essere molto utile nella filtrazione dell'acqua marina è lo schiumatoio. In questo particolare tecnico, tutte le sostanze albuminose e qualunque tipo di sostanza che sia in grado di diventare schiuma vengono meccanicamente eliminate dall'acqua, evitando che possano inquinarla. Lo schiumatoio è un accessorio utile solo negli acquari marini. Consiste in una colonna dove le sostanze tossiche, tra le quali riveste particolare importanza la proteina albumina, vengono accumulate sotto forma di schiuma. Quando il contenitore superiore è pieno, si deve provvedere allo svuotamento e lo schiumatoio sarà nuovamente pronto per ricominciare il suo compito. Passiamo ora all'allestimento della vasca. La prima operazione che andiamo ad effettuare è immettere la sabbia sul fondo. Si tratta di una sabbia particolare, cosiddetta corallina, perché è formata da coralli sbriciolati con un contenuto molto alto di calcare. Questo calcare viene utilizzato dai coralli per la formazione del loro scheletro. A questo punto si tratta di spargerla uniformemente sul fondo. Come abbiamo detto, questa sabbia è in grado di cedere carbonato di calcio all'acqua. Questo carbonato di calcio serve a due cose molto importanti. Uno viene assorbito direttamente dai coralli per costruire il proprio scheletro e l'altra funzione è quella di tamponare il pH dell'acqua.
A questo punto andremo ad immettere l'acqua all'interno dell'acquario. Siccome stiamo parlando di acqua marina, dovremo utilizzare del sale. Questo sale è ottenuto sinteticamente e permette di creare un'acqua marina arricchita di tutti i microelementi utili per la vita dei coralli. L'acqua che utilizzeremo per la formazione dell'acqua marina dovrà essere acqua distillata per un motivo ben preciso. Disciolte nelle acque che vengono dagli acquedotti di alcune città ci sono diversi sali inquinanti, concimi e pesticidi che possono essere molto dannosi per la vita dei coralli e dei pesci che vivono in questo acquario. È utile porre un pezzo di nylon al di sotto di questo recipiente che contiene il sale per evitare di muovere il fondo più di tanto con il getto dell'acqua, provocando intorbidamenti dell'acqua. La seconda operazione che andiamo a effettuare è l'inserimento delle pietre vive che servono per l'arredamento interno. Si chiamano pietre vive perché sono delle pietre che vengono raccolte in natura, cioè nel mare, e sono popolate da microrganismi quali vermi, gamberetti e, cosa molto importante, da batteri che non sono ovviamente visibili ad occhio nudo, ma sono importantissimi nell'equilibrio dell'acquario perché partecipano alla pulizia dell'acqua. Continuiamo nell'allestimento dell'interno fino ad ottenere qualcosa che assomiglierà molto a una barriera corallina reale. L'acqua non è ancora perfettamente limpida, non dimentichiamo che siamo in fase di allestimento dell'acquario e che occorreranno alcune ore perché l'acqua raggiunga il grado di limpidezza ideale. Il raggiungimento della limpidezza ideale è ovviamente dato dal sistema filtrante che verrà attivato una volta finito l'allestimento interno. Come potete notare, la limpidezza dell'acqua è molto migliorata. Abbiamo infatti collegato il filtro che sta continuando a depurare l'acqua e a renderla adatta alla vita degli invertebrati che in questo momento possiamo cominciare a inserire. Stiamo parlando di una turbinaria. È un corallo a scheletro calcareo, un cosiddetto corallo duro. In questo momento lo vedete con i polipi completamente chiusi, ma la ragione è molto semplice, è stato estratto dall'acqua e quindi occorreranno alcune ore prima di vederlo con i polipi estroflessi. Stiamo inserendo in questo momento in vasca un corallo del genere Erpolita, è un corallo a forma di lingua. Naturalmente è valido il discorso di prima, anche in questo momento il corallo lo vedete completamente retratto e occorreranno un certo periodo di tempo per poterlo vedere con i polipi estroflessi. Inseriamo un corallo del genere Goniopora, che fa sempre parte della serie dei coralli calcarei o duri. Come potete notare, sto rispettando una certa distanza da un corallo all'altro, perché questo corallo estroflette dei polipi molto lunghi e possono essere urticanti nei confronti del tessuto di questo animale. Continuiamo a popolare questa vasca con un gruppo di Actinodiscus. Sono animali invertebrati che non fanno parte del genere dei coralli, non hanno cioè uno scheletro al loro interno. Come vedete, li ho sistemati a una profondità diversa rispetto agli altri coralli. Tutto dipende dalle necessità di luce di questi animali, che sono diverse da quelle che ho inserito fino a questo momento. E in particolare hanno bisogno, essendo più in profondità, di una luce meno intensa. Stiamo inserendo un corallo del genere Fabia. Il colore verde che si può notare all'interno dei calici è dato da delle alghe simbionti con questo corallo. Queste alghe hanno una funzione molto precisa, che è quella di dare nutrimento al corallo stesso. Le alghe, mediante la fotosintesi, producono del glucosio, che è il nutrimento per il corallo stesso. Continuiamo a popolare l'acquario e in questo caso vediamo un corallo a fungo del genere Sarcophyton. Fa parte della grande popolazione dei coralli molli. I coralli molli, infatti, non sviluppano un vero e proprio scheletro calcareo. Sarcophyton non è un corallo molto esigente in fatto di luce e perciò può essere sistemato vicino al fondo dell'acquario. Non è neppure un corallo in grado di danneggiare altri animali e risulta essere quindi un ospite ideale per un acquario di invertebrati.
La colonia che stiamo inserendo in questo momento è una colonia di Epizoanthus. Non hanno grosse necessità di luce, per cui possiamo sistemarli vicino al fondo. Una volta ambientata come si deve, questa colonia si diffonderà anche nelle pietre circostanti. Il corallo che andiamo a inserire in questo momento è un corallo del genere Lobophyllia. È un corallo bisognoso di luce e quindi va nella parte alta dell'acquario. In questo momento l'animale si presenta chiuso. Avrà naturalmente bisogno di alcune ore per acclimatarsi pienamente all'interno del nuovo ambiente. Dopodiché estrofletterà i suoi tentacoli. Come potete vedere, abbiamo finito di sistemare gli animali all'interno dell'acquario e volevo ricordare una cosa importante. Ho detto che molti di questi animali usano la luce per vivere, ma bisogna anche ricordare che esistono degli appositi mangimi liquidi che integreranno la loro alimentazione. A questo punto mancano in acquario gli altri ospiti, altrettanto affascinanti e colorati quanto gli invertebrati, i pesci. Iniziamo ad inserire i pesci, che sono naturalmente chiusi in un sacchetto. Dovremo rispettare le procedure di acclimatamento, perché comunque devono adeguarsi a un ambiente nuovo e soprattutto a dei valori chimici dell'acqua che non saranno mai uguali a quelli del sacchetto dove vivono. La procedura di acclimatamento è molto semplice, si tratta di svuotare una parte dell'acqua del sacchetto e di inserire una parte dell'acqua dell'acquario, in modo che le due si mescolino e i pesci comincino ad abituarsi al nuovo ambiente. Ricordatevi sempre di effettuare un ambientamento lento, poiché la maggior parte dei pesci sono molto sensibili alle variazioni chimiche dell'acqua. Un ambientamento veloce potrebbe portare loro problemi e in alcuni casi addirittura la morte. Cominciamo a versare lentamente i pesci. I quali cominceranno ad esplorare questo nuovo ambiente in cui si trovano per studiarne le dimensioni, per studiare prima di tutto i nascondigli in cui dovranno nascondersi. Ecco, piano piano entrano. Vedete che il loro comportamento, rispettata questa procedura, è molto tranquillo. State vedendo una serie di pesci, come vi avevo detto, coloratissimi. Sono tutti compatibili con gli invertebrati marini, nel senso che nessuno di loro è un predatore nei confronti di questi animali invertebrati. Ci sono tra di loro dei brucatori di alghe e ci sono degli altri pesci che comunque si nutrono di piccoli animaletti, di crostacei e di piccole particelle di cibo. Zebrasoma belliferum, famiglia Acanturidi. Anche questa specie, alla pari delle altre appartenenti a questa famiglia, possiede degli aculei retraibili somiglianti a piccoli bisturi. Questi sono disposti in prossimità della coda e vengono utilizzati a scopo difensivo. Dimensioni massime, 30 cm. Comportamento, solitario. Diffusione. Mar Rosso, Oceano Indiano e Pacifico. In acquario è praticamente impossibile allevarne diversi esemplari. La stupenda pinna dorsale, alla quale la specie deve il proprio nome, viene dispiegata completamente solo nei casi di pericolo o come segnale di intimidazione nei confronti di un presunto avversario. In questa specie esiste una livrea giovanile più colorata ed appariscente di quella dell'età adulta. Miripristis murjan, famiglia Olocentridi. Specie di facile allevamento che può essere mantenuta in piccoli branchi. Si rivela molto sensibile alla luce intensa, necessita dunque di alcuni nascondigli bui. I grandi occhi si rivelano infatti un adattamento alla visione notturna o crepuscolare.
Dimensioni massime, 20 cm. Comportamento, attività notturna. Durante il giorno si nasconde in grotte in piccoli branchi. Diffusione, Mar Rosso, Oceano Indiano e Pacifico. I pesci scoiattolo depongono numerosissime uova in prossimità della superficie dell'acqua. Alla nascita, le larve vivono nel plancton e mostrano una forma completamente diversa da quella dei genitori. Amphiprion clarki. Famiglia, Pomacentridi. Questi pesci, comunemente noti con il nome di pesci pagliaccio per la colorazione vivace ed appariscente della loro livrea, sono tra i pochi pesci marini di cui sia riuscita la riproduzione negli impianti di allevamento professionali. Negli acquari domestici, infatti, avviene spesso la deposizione e la nascita delle larve, ma purtroppo l'acquariofilo non è in grado di cibare le piccolissime larve che richiedono plancton marino di dimensioni minutissime. Dimensioni massime? 15 cm. Comportamento. Vive in coppie in simbiosi con anemoni di diverse specie. Diffusione. Oceano Indiano. Sono ospiti molto graditi in acquari di invertebrati perché possono vivere pacificamente in simbiosi con gli anemoni. Questi pesci ricevono cioè protezione dai tentacoli urticanti dell'anemone, ai quali è immune, lasciandogli alcune volte in cambio piccoli rimasugli di cibo. In natura, inoltre, è stato osservato un tenace comportamento di difesa dell'anemone da parte del pesce pagliaccio ospite all'avvicinamento di pesci predatori di anemoni. L'ultima operazione che andiamo ad eseguire è l'inserimento del coperchio sull'acquario. Coperchio molto importante perché contiene le lampade che servono all'illuminazione dell'acquario, ma soprattutto alla vita degli animali che vivono al suo interno. L'ambiente che abbiamo realizzato è molto affascinante e potrà dare moltissime soddisfazioni. Il tutto però è dedicato a un acquariofilo esperto e non sicuramente a un neofita. Fino a pochi anni fa, il mantenimento dei coralli in acquario era ritenuto impossibile. Ora, quello che sembrava un traguardo irraggiungibile è alla portata di una vasta schiera di acquariofili che vogliono impegnarsi in questa meravigliosa esperienza. E sicuramente nei prossimi anni ulteriori progressi tecnologici permetteranno l'allevamento e, perché no, la riproduzione di coralli ritenuti difficili. Non rimane perciò che aspettare ed appassionarsi alla visione di vasche ben avviate e ricche di vita. Superate le fasi di avviamento che potrebbero spaventare l'acquariofilo meno esperto, la vasca di barriera è tra quelle che richiederà meno manutenzione.